Cominciamo questo incontro con un amico, non dire vecchio amico. No, infatti hai visto che ho evitato accuratamente gli aggettivi. Con un amico, ma soprattutto con un grande esperto di Normanni e di Crociate, e quindi l'occasione ci è gradita per presentare la sua ultima opera, I Normanni del Mezzogiorno e il Movimento Crociato. Si tratta di Luigi Russo, che insegna storia medievale all'Università Europea di Roma, e io penso che non sia il caso di rubare tempo, vista la densità dell'argomento, e di lasciare subito la parola a Luigi e di scoprire insieme a lui questo argomento così poco trattato, perché poi in realtà forse Raul Manselli nel 40, ecco, passa un po' di tempo, 40, ecco, 75 anni appunto. E che invece è un aspetto decisamente interessante e importante delle vicende crociate, soprattutto della prima, del periodo a ridosso della prima crociata. Quindi lascio la parola a Luigi Russo, vi auguro un buon ascolto e poi, come sempre, alla fine ci sarà spazio per le domande. Sì. Grazie a tutti e buona relazione. Buonasera a tutti, buongiorno, non so come definire a questo orario visto il tempo. Ringrazio gli intervenuti, ringrazio Maurizio e il direttivo di Italia Medievale per l'invito, per l'occasione di poter presentare un pezzo piccolo, grande, dipende un po' dalla scala della propria vita, del proprio impegno, soprattutto perché io credo, ne parlavo anche con Maurizio, che il lavoro dello storico è un lavoro che ha necessità di avere anche una ricaduta sulla società, e non solo sulle aule universitarie, non solo nei congressi accademici iper specialistici, in cui molte di queste relazioni sono state presentate, una parte di questi lavori, perché non fosse altro, non solo perché oggi, come sapete benissimo, molti di voi la crociata è un argomento purtroppo anche molto attuale. Io quando ho iniziato a studiare queste cose negli anni 90 non era così immediato. L'11 settembre ha cambiato le carte in tavola, ovviamente, e per tutta una serie di interessi, di, diciamo, contingenti, ma fino a un certo punto poi mi sono anche interessato di martirio per la fede, di Maccabei, di problemi molto allegri, di massacro degli ebrei e dei musulmani nella prima crociata, con pubblicazione, un saggio in Inghilterra su questi argomenti, ma è stato tutta una serie di circostanze dovute a interessi intellettuali che sono fondamentali, che spingono la passione poi dello storico, perché questo è un mestiere, una vocazione che la storia, se non è una passione vera, forte, non rende, cioè, è un lavoro che totalizzante veramente, ti prende molto, e secondo me è importante saper da comunicare anche, saper da comunicare, perché altrimenti il rischio è che si parla tra esperti di varianti testuali, di virgole, di manoscritti, però senza poter avere una ricaduta nel grande pubblico, nella opinione pubblica, come la vogliamo definire, questo perché io penso che, diciamo, chi ha seguito un percorso di studi lungo ha avuto anche tutta una serie di supporti da parte dello Stato, borse, possibilità di studio. Io ho girato molti atenei, io sono stato a Torino, a Milano, a Bologna, a Parigi, adesso insegno a Roma, ho vinto il concorso a Roma, quindi ho fatto tutto un percorso particolare, però io credo moltissimo nel ruolo sociale dello storico. E per chi è un po' appassionato di storia sa benissimo che Mark Bloch ha scritto molte cose illuminanti su questo aspetto. Mark Bloch è una di quelle letture che io, quando faccio la formazione per i docenti delle scuole, ha sempre un grande impatto, perché è un qualcosa, è un insegnamento che resta. Io ho tenuto una lezione in Sapienza su Mark Bloch ed è sempre attuale. Lo storico ha un compito sociale che non è che ineludibile, perché se ci trinceriamo dietro l'erudizione fine a se stessa, noi tradiamo il nostro compito, e soprattutto lasciamo che questo spazio venga occupato da tutta una serie di più o meno esperti di storia. Io rispetto la specificità del lavoro di ogni persona, però il problema è che spesso bisogna rendersi conto che la storia non è una disciplina semplice come sembra, perché la storia sembra facile. Io racconto gli eventi, io dico sempre a quelli quando formo i professori, il manuale dà una falsa prospettiva, sembra che in storia tutto è dato, tutto è saputo e tutto è compreso. In realtà la storia è piena di disconnessioni. Lo storico, quando ricrea un mondo, è un demiurgo incompleto, perché presenta sulla base di fonti che sono parziali
che sono molto limitate, perché noi degli eventi che narriamo, di qualsiasi evento che narriamo, abbiamo delle testimonianze parziali che ci sono giunte secondo una selezione che è dovuta a tutta una serie di vicende che non sono, non c'è una provvidenza storica. Io faccio sempre l'esempio di Federico II, che è un personaggio che tutti quanti conosciamo. Durante la Seconda Guerra Mondiale i registi della cancelleria sveva di Federico II sono andati bruciati perché per salvarli dal bombardamento, dal chio e stare di Napoli, si è ben pensato di portarli a San Paolo Belsito per evitare che venissero bombardati. I tedeschi non avevano mai bombardato l'archivio di Federico II, però un incendio nell'estate del 43 ha mandato in fiamme tutti gli archivi svevi, eccezione fatta per un frammento del 2239-40, quindi c'è rimasto solo un pezzetto. Tenete conto, non avevamo degli archivi che erano più di 30 anni, c'è rimasto nemmeno un anno. Quindi noi abbiamo, poi è stato fatto un lavoro di ricostruzione degli archivi sulla base di trascrizioni di tante cose, però purtroppo noi abbiamo perso nel XX secolo, ma le storie potrebbero essere tante, la gran parte della storia di Federico II dovuta a questa casualità, come aveva definito, un incendio che ha bruciato la villa in cui c'erano gli archivi di Federico II, che voi sapete benissimo è uno degli autori feticcio, simbolo del Medioevo. In una serie di lavori che io ho fatto, alcuni anche all'estero, perché poi diciamo la ricerca sui Normanni ha vari punti di riferimento in Francia, in Inghilterra, a Bari, a Ariano Irpino, sono alcuni dei centri di studio più importanti sui Normanni, e tutta una serie di lavori che ho fatto sull'espansione normanna. E diciamo adesso c'è in pubblicazione un volume in Francia su questi aspetti a cui ho collaborato anche io, sulle forme dell'espansione normanna, perché da un lato l'espansione normanna ha rappresentato per una certa età un collante europeo, perché i Normanni, come voi sapete, in Inghilterra, la Normandia, in Terra Santa, il Mezzogiorno d'Italia, hanno coperto un'area, sono addirittura, una parte di loro sono arrivati addirittura in Russia. Qualche anno fa c'era una bellissima mostra in Francia che hanno fatto sui Varechi, sulle popolazioni del nord che sono arrivate sino in Russia, hanno colonizzato alcune aree. Era bello vedere le armi dei popoli del nord che sono attestate fino a Kiev. Quindi si tratta di un popolo che è immigrato, si è spostato secondo delle direttive e ha segnato pesantemente la storia dei secoli 11 e 12, che sono i secoli ritenuti secoli centrali del Medioevo, perché sono i secoli in cui si impernia il passaggio tra, come vogliamo definire, alto e basso Medioevo, ci sono tante di scansioni temporali. Da un lato quindi la dimensione europea, i Normanni sono un popolo europeo, c'è una famosa mostra che è stata fatta qualche anno fa, Normanni popolo d'Europa a Roma, poi è stata anche portata a Palazzo Grassi a Venezia, che ha avuto un grande successo, è stata una delle mostre più importanti, Maurizio lo sa perché era già nel giro medievistico, a parte il catalogo sì, ma poi è stata un'operazione di una certa importanza che ha attirato l'interesse sui Normanni. Uno, secondo, il problema della connessione dei Normanni con le crociate. Le crociate sono un evento, sono una di quelle storie che, prima cosa, nei manuali italiani sono trattate molto male. Lo dico perché il confronto che sto facendo adesso con i professori delle scuole, perché poi il problema è questo: noi abbiamo a che fare la disciplina della storia, che sapete benissimo, se voi vedete i dati proprio, i macro dati nazionali, chi studia proprio storia sono veramente dei numeri molto bassi, cioè si vede proprio storia. Però c'è molto interesse per la storia, diciamo. A livello generale si pubblica un sacco di libri di storia, questa libreria della Yacabook, diciamo, è piena di libri. C'è una collana qua, la vedete, qui la collana medievale, questa è marrone, che pubblica tantissimi libri, io non ho letti molti, quindi ne parlo per, non parlo per, e hanno pubblicato alcuni volumi, esempio, io ricordo sempre il volume di Southern su Anselmo, in Italia è d'Aosta, in Inghilterra è di Canterbury e in Francia è il servo di Ken, cioè là, ovviamente è sempre il problema di, vedete, anche le differenze nazionali. Questo, le differenze nazionali, si influisce molto sulla percezione della storia anche per l'Italia. Io faccio un esempio per farvi comprendere: l'impegno italiano nella crociata è stato un evento, come ricordava anche Maurizio, dopo Manzelli, da un Manzelli, grande storico, direttore sullo storico del Medioevo, morto nell'84, i cui saggi risalgono proprio agli anni 40, quindi ere geologiche proprio molto molto indietro. L'impegno degli italiani ante litteram, diciamo, e della crociata è un argomento che
eccezione fatta per un libro molto tecnico e molto tradotto, cioè non è stato tradotto in tedesco, è stato pubblicato a Amsterdam da Favrolide su Italia Interessante, che però non risponde a queste esigenze di dare una storia dell'apporto italiano al movimento crociato. In realtà è un argomento che non è stato molto mai molto ampiamente trattato dalla storiografia, perché si è percepita la storia delle crociate come una storia che riguardava l'Inghilterra, Riccardo Col di Leone, la Francia, Luigi IX, il Re Santo e tutti gli altri re, la Germania, Goffredo di Buglione viene da un'area tedesca, anche se oggi è l'eroe del Belgio. Quindi Carlo Magno non è falso, ma in realtà Carlo Magno è stato nell'età medievale per lungo tempo si è creduto che Carlo Magno andava a liberare Gerusalemme. Le Voyage de Charlemagne, un testo famosissimo in cui si parla del falso, apocrifo, in cui Carlo Magno va coi paladini a conquistare, ed è anche divertentissimo, arriva a Costantinopoli, fa delle spacconerie, levanti e riesce a conquistare prima il fascino e il favore dei costantinopolitani, dei bizantini, e poi a conquistare Gerusalemme. Tutto falso. Però è una delle cose, guardate, a cui loro credevano. Se volete delle fonti dell'epoca, Goffredo di Buglione segue quella via che segue, perché quella è la leader Carlo di Magni, la strada di Carlo Magni. Sembra che il mondo islamico, queste notizie della riconquista di Gerusalemme, la sacralità di Gerusalemme, per molto tempo non l'hanno notato. Questo è dovuto al fatto che noi percepiamo le vicende secondo, e questo è invisibile, un canone. Noi studiamo la storia per tutta una serie di motivi, e poi ognuno ha il suo bagaglio, i suoi interessi, le sue passioni, vabbè, su una base di un canone, un canovaccio, che è precostituito, che però è invisibile. Vale per le crociate, ma vale per tante altre cose. Io, se qualcuno ha un po' di ricordi manualistici, noi sappiamo tante cose dei Franchi. Le vicende dell'eptarchia dei regni inglesi dell'età alto medievale è un po' meno presente, secondo me, nelle nostre conoscenze. Poi magari c'è qualcuno che vuole interessare a reattua tutte le vicende, ma è un altro dato di fatto. Perché? Perché noi abbiamo un canone scolastico che ci dice che dobbiamo insegnare, dobbiamo imparare questi argomenti, dobbiamo sapere la mediazione dei Franchi, perché poi i Franchi, sappiamo, l'imperatore Carlo Magno arriva a 800 e tutto quello che ne va ne segue, per cui fino all'età moderna, fino all'età di Carlo V, tutti gli imperatori che vogliono essere dichiarati imperatori devono andare a Roma a piarsi questa benedetta corona. E questo segna la storia d'Italia in maniera pesante, e questo perciò si studia, diciamo. Ma questo è un canone, una decisione presa, per cui noi conosciamo degli argomenti meglio di altri. Noi conosciamo benissimo la storia del Mediterraneo, della parte però sopra, dell'Egitto fatimide. Cosa sappiamo? Oppure, noi abbiamo un taglio, un focus, e vediamo la cartina nostra, nelle nostre scuole, voi lo vedete come è presente, già la cartina è una mediazione. La cartina noi vediamo secondo un taglio euro-mediterraneo. E ci perdiamo tutti il retroterra delle popolazioni, tenete conto che le carovane dei commerciali che arrivavano dall'Asia, dalla Cina, era tutto un continuo. Quando c'è la Pax Mongolica, questi dalla Cina arrivano sino a Acre, sino alla Terra Santa, c'è l'importazione di spezie, sete, materiale pregiato, poi sappiamo la storia di Marco Polo, è tutto un continuum commerciale. Quello noi ce lo perdiamo perché noi abbiamo il taglio, per cui tutta la storia ricade sul mondo mediterraneo, però del nord, perché noi del Marocco medievale, del Sinai, ne sappiamo, ci interessa molto di meno. Perché? Perché abbiamo un canone, perché non interessano certe cose, anche perché diciamo la verità, siamo seri, tutto non si può sapere. Il libro è incentrato molto su Boemondo d'Altavilla e sulla, da una parte, la partecipazione dei normanni dell'Italia meridionale alla prima crociata, che contrariamente a quello che si immagina, in età medievale l'evento della crociata, della prima crociata, è un evento che noi conosciamo meglio di molti altri eventi. Noi conosciamo anche i principali condottieri che hanno partecipato alla crociata, e anche conosciamo alcune centinaia di cavalieri che hanno combattuto. Tenete conto, per la prima crociata noi abbiamo la possibilità di conoscere circa 750-800, abbiamo nomi, cognomi, sappiamo chi sono. Quindi è un evento su cui abbiamo molte più informazioni rispetto alla media della storia medievale, diciamo così. Il filo conduttore del lavoro è stato quello di comprendere le maniere in cui la spedizione della crociata si è andata, e la partecipazione normanna in particolare, si è andata poi a ricadere prima ad Antiochia, il principato di Antiochia. Antiochia è una città importantissima, perché Antiochia è una città importante per alcune cose. Una è la terza città del mondo antico romano. Dopo Costantinopoli, dopo Roma c'è Antiochia, come numero, come importanza.
Antiochia è una città importante per motivi anche tradizioni cristiane, perché lo dico, magari a qualcuno è sfuggito, Antiochia è la prima sede episcopale di Pietro. Cioè, San Pietro è stato prima vescovo di Antiochia e poi vescovo di Roma. Questo è un dettaglio. Antiochia è la prima città in cui si è parlato, in cui il termine cristiani nasce a Antiochia. Antiochia è stato un grande laboratorio in cui il cristianesimo si è affermato. Oggi è Antiochia, si trova nel nord della Siria. Gerusalemme è tonda, perfezione, non perché fosse tonda, ma perché simbolo della perfezione. E a partire dal XII secolo passa l'idea, già prima c'è stata, però adesso passa in maniera più forte, che Gerusalemme è l'umbilicus mundi, è il centro del mondo. Sta al centro del mondo, è il perno del mondo, noi sappiamo oggi che non è il centro del mondo. Però l'idea è quella che Gerusalemme rappresenta, perché Gerusalemme è il posto dove è nato il cristianesimo. Quindi è il posto dove Cristo ha patito, è morto ed è sepolto. Quindi questi pellegrini, io utilizzo il termine pellegrini perché di solito se voi andate nelle fonti, al massimo si trova croce signati, ma non si trova l'idea di crociati come noi intendiamo, perché l'idea di crociata, e questa è un'altra delle altre cose che bisogna dire, l'idea di crociata è un'idea che è molto posteriore. Se io tornassi indietro e vado a uno di questi pellegrini e dico tu sei un crociato, lui non saprebbe di cosa? Ho il segno della croce sulla spalla, che poi l'idea questo qua dei crociati belli che c'erano qua preciso, stampato e fatto, non è, erano dei pezzi di stoffa fatti bello e meglio e attaccati e cuciti, che segnalava il voto di crociata, e io lo dovevo indossare fin quando non lo portavo a termine. Quindi noi abbiamo a che fare con gente della storia, ci soggiorno qualcuno che per tutta la vita è rimasto crociato, ha fatto il voto ma non ci è andato. Federico II ci è andato 10 anni dopo, quasi. Poi tutte le vicende di Federico II, che è stato scomunicato dal Papa, che non si fidava più del suo impegno crociato. Ma se voi vedete le vicende della crociata, i più importanti imperatori dei secoli centrali del Medioevo, Federico Barbarossa, Riccardo Guadiglione, Federico II, Luigi IX, sono tutti, casualmente, sono tutti sovrani che hanno partecipato alla crociata. Quindi qualcosa doveva contare. Perché, e questa è una delle cose su cui mi sto interessando e mi interesserò, il perché la crociata non ha attecchito nell'Italia. Se voi vedete le fonti dei primi 50 anni della storia delle crociate, non si parla mai di musulmani in quanto musulmani, si parla di pagani, di miscredenti, di gente che non crede, cioè di non cristiani, ma non c'è l'idea di un monoteismo opposto, perché non si sapeva cosa credessero questi con cui ci si confrontava. Anzi, vi dico di più, durante la prima crociata i fatimidi d'Egitto, la corte musulmana, cercano di fare l'accordo, spartiamoci, voi vi piate Antiochia e noi ci piamo Gerusalemme, più o meno questa è l'accordo. Loro non hanno capito che questi sono venuti per riprendersi Gerusalemme, perché non c'era l'idea. C'è un famoso antropologo, Marshall Sands, che dice la prima volta è mito, la seconda volta è storia. La crociata, la prima crociata su cui si impernano molte di queste vicende, è stato un mito perché è stata una prima spedizione che per tutta una serie di motivi è stata vincente. E il mito della crociata, badate, nel XV secolo, Pio II parla ancora, e sono passati 350 anni, i grandi cavalieri, Goffredo di Buglione, Baldovino, Tancredi, Boemondo, c'è questa epopea dei grandi cavalieri che hanno conquistato Gerusalemme all'epoca della prima crociata, che non ci sono più, perché l'idea ovviamente qual è? Ce l'abbiamo fatta durante la prima crociata, adesso non ce la facciamo più, perché uno dei motivi che mi hai detto, perché questi sono non più degni degli antico valore dei cavalieri, tant'è vero che Goffredo di Buglione è uno dei nove pari, è uno dei grandi cavalieri che sono i modelli della cavalleria. I nove pari sono i nove modelli di cavalleria d'età basso medievale. Sono tre modelli del mondo pagano, tre del mondo ebraico, dell'Antico Testamento, e tre cristiani. Tra il mondo cristiano, ovviamente, uno dei punti di riferimento è Goffredo di Buglione, perché è uno dei conquistatori in cui si riassume le gesta dei cavalieri della prima crociata.